È emergenza rifiuti in Campania, ma se a Napoli la situazione appare drammatica, a Massa Lubrense, nella penisola sorrentina, la raccolta differenziata raggiunge il 70%. Premiate a Genova Mira Shiva, medico indiano che si batte per il diritto all'assistenza sanitaria, e Clara Ejai, paladina dei bimbi iracheni minacciati da guerra e terrorismo. Intervista a Shirin Ebadi, avvocato, premio Nobel per la pace, che lotta contro l'oppressione dell'attuale regime di Teheran. L'italo-americana Flavia Di Nota, insignita negli Stati Uniti del prestigioso titolo di Donna dell'Anno, ricorda la fatica del suo approdo nel nuovo mondo. Il coreografo Marco Pelle torna in Italia e dimostra sul palco il grande vantaggio artistico di fondere l'eleganza italiana con la tecnica acquisita negli Stati Uniti. Diventato celebre negli Stati Uniti, il coreografo Marco Pelle realizza ora il suo sogno di tornare in Italia. Al nostro inviato Sandro Petrone ha raccontato i pregi artistici del bel paese e come lui abbia imparato a fonderli nella danza con la grande tecnica americana, dimostrando che allargare i confini significa acquisire maggiore consapevolezza e valore. Faccio solo dei movimenti per me. Credo che il mio desiderio costante di avvicinarmi al mio paese, all'Italia, abbia cominciato a produrre i propri frutti. Avevamo lasciato Marco Pelle negli Stati Uniti, italiano in fuga d'artista. Poco più che trentenne e già celebrato coreografo del prestigioso New York Theatre Ballet. Come va, prego? Ciao Svetlana! TG2 Storie lo ha rincontrato a Firenze, a provare nella storica Sala Hamlin, con la prima ballerina d'étoile Letizia Giuliani, altra eccellenza italiana. 30 anni, romana, per la quale Marco Pelle ha scritto Allegro Moderato, pezzo in scena al Gala di Milano Danza Expo, con madrina Luciana Savignano. Le mie strade nuove, i miei sentieri nuovi li ho trovati in America, qua torno comunque da privilegiato. Altri che vanno all'estero, gli scienziati, i medici, fanno una gran fatica a tornare in Italia. In effetti è vero che una volta che si esce da questo paese per andare a lavorare all'estero, se si trova la propria condizione ideale, è difficile rientrare. Quando trovi l'America, dovunque sia l'America, a livello di carriera puoi tornare indietro, è difficile. Ritornare qua però, per me nella danza è significato trovare veramente una qualità e una tecnica, un'artisticità che in una qualche maniera forse in America non trovo. C'è una bellezza nei ballerini italiani che è veramente unica e proprio appartiene proprio a noi. Francesco, posso chiederti la tua opinione visiva? No, perché è una cosa strana, a me piace, mettiti dalla parte del lì, guarda. Io normalmente collaboro con mio fratello, che compone le mie musiche, invece rientrando qua in Italia ho pensato che avrei voluto coreografare qualcosa di veramente classico, come nella storia del nostro paese. Una cosa che mi mancava un po', ho avuto questi ballerini meravigliosi dell'opera, del Teatro dell'Opera Nazionale, Francesco Marzola e Sara Loro, che hanno ballato per me, e la mia idea era quella di portare ciò che io ho imparato in America, per cui il senso della modernità, a contatto con la classicità e la storia nostra, che è molto profonda ed è veramente stratificata. E per questo ho cominciato a lavorare sugli strati musicali, per cui non più sullo strato melodico,
che è quello che l'orecchio sente normalmente, ma sugli strati sottostanti, musicali, che accompagnano la costruzione della musica, proprio per dare il peso alla danza. Che cosa dà in più questo senso classico del gusto? Beh, quello che dà in più a me, francamente, è il senso estetico. Quando ho già detto in precedenza che la mia danza è parte dalla testa per arrivare al cuore, non parte dal cuore per arrivare alla testa, continuo a partire dagli occhi e continuo a voler arrivare al cuore. Questo è il mio movimento espressivo. Uno, due, tre. A provare da italiana questo modo profondo e diverso di lavoro, Letizia Giuliani, curriculum scintillante, è ora tornata a nuova vita ed entusiasmo dopo un grave infortunio un anno fa. Sto facendo una nuova esperienza, perché non ho mai lavorato con un coreografo che lavorasse sullo spartito. Normalmente si conta a modo nostro, a modo ballerino, diciamo, non come conterebbe un maestro d'orchestra. E invece lui ha dei conteggi che noi neanche conosciamo, quindi sto imparando anche a riconoscere gli strumenti, a sentire ogni strumento diverso che c'è in una partitura. E questo è difficilissimo, perché io faccio un gesto su una nota di un violino che non è nella melodia, diciamo. La melodia va in un senso, è quel suono, quel violino, e io prendo magari quell'accento. Quindi penso che chi guarda dal di fuori riesce a cogliere anche, insomma, quel movimento in quella nota, in quel momento. Marco Pelle ha scelto il concerto di Bach per violino, archi e continuo, numero 1, forte, virgolento, in cui la Giuliani agisce come una visionaria, una folle che porta il pubblico in un mondo tutto suo. Ma la coreografia come si muove? Che cosa succede? Beh, la coreografia per me parte da una visione. Per la Letizia, l'idea era quella di decostruirla. Ho preso questa musica di Bach, che parte in maniera forte, con i violini, tutto assieme, in maniera molto potente, e ho deciso che l'avrei decostruita. Per cui, non so, l'entrata è na 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 na, è molto forte, io me l'immaginavo correre e chiudersi. E chiaramente questo è un movimento che spezza quella che è la linea classica. Marco Pelle vive il suo rientro in Italia in un intreccio continuo con l'esperienza americana. L'America è troppo America dopo un po', e l'Italia è troppo Italia dopo un po'. Io ho bisogno, mi sento italiano, questa è casa mia, però là io mi sono costruito artisticamente, e quindi non riesco a non amare l'America, non ce la faccio. È tutto per questa puntata TG2 Storie, torna come sempre tra una settimana. Arrivederci sabato prossimo e buonanotte.